e benvenuti nella mia cucina. Oggi vi mostro come preparare delle polpette light utilizzando il petto di pollo e le zucchine. Gli ingredienti che ci occorreranno sono 200 g di petto di pollo. Finalmente sono nate le mie prime zucchine, quindi vado ad utilizzare le mie zucchine. Poi ci servirà grana padano grattugiato, una manciata, saranno circa 50 g. Pan grattato quanto basta, sale quanto basta. Come prima cosa andiamo a tritare il petto di pollo. Quindi lo prendiamo, lo tagliamo a pezzettini e lo mettiamo all'interno di un frullatore. Dopo aver ottenuto questo risultato, lo trasferiamo all'interno di una ciotola. Dopo averlo trasferito all'interno della ciotola, andiamo a grattugiare all'interno le zucchine. Quindi tolgo questa parte e anche questa parte. Inizio a grattugiare con la parte più larga, quindi a scaglie. Dopo aver grattugiato le zucchine, do una mescolata in modo da far amalgamare bene questi due ingredienti. E adesso metto il grana padano grattugiato e do una mescolata. Metto il sale. E aggiungo il pan grattato. Se dovesse risultare un po' molle, aggiungete altro pan grattato. La consistenza che dobbiamo ottenere è questa, vedete? Adesso possiamo iniziare a formare le polpette. All'interno di una ciotolina mettiamo del pan grattato. Poi prendiamo un po' di impasto, in questo modo formiamo le polpette e le passiamo all'interno del pan grattato. Dobbiamo ottenere questo risultato. Li adagiamo all'interno di un piatto o di un vassoio e continuiamo in questo modo fino al termine. Dopo averli preparati tutti, possiamo infornare o nella friggitrice d'aria a 185 gradi per circa 15 minuti, oppure all'interno del forno già preriscaldato, ventilato statico va bene lo stesso, 200 gradi per un 15-20 minuti. Io le cuocio all'interno della friggitrice d'aria, quindi vado a sistemarle all'interno in questo modo. Ok, come temperatura metto 185 gradi e come tempo metto 15 minuti e avvio. Trascorso il tempo di cottura, guardate come si presentano, sono perfette. Adesso li trasferisco all'interno di un piatto. E le mie polpette light sono pronte. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate.